com'era nata questa idea di fare questo incontro? Perché 2 anni fa Giovanni chiamò me Fabio Canessa dicendoci che aveva il patrimonio di suo padre e voleva valorizzarlo e quale che si poteva, che proposte si potevano fare a livello della realtà locale, perché fondamentalmente i quadri stanno lì a Cecina e la volontà poi di pure è stata di lasciare qui, insomma, di non portare da altre parti. Allora, la cosa, guardando Fabio Canessa è un critico cinematografico, un giornalista, diciamo che non c'è un libro in Italia che non sia presentato da lui. E quindi abbiamo proposto all'amministrazione comunale di fare un'associazione, prendendo spunto dal nome di Fuori Cavallini, chiamandola I Furetti, che ci sembrava carino essere anche abbastanza ribelli, e diciamo fare qualcosa che diventasse un po' un volano, partendo dal mondo di Furio Cavallini, quindi gli anni 60, il bello dell'Italia degli anni 50-70, in riferimento a quella che è stata la sua vita, quindi il rapporto alla realtà locale, dove è nato, cresciuto e poi è ritornato, e quelle che sono le realtà della sua vita, quindi Firenze, Milano, con tutto il background di personaggi che lui ha conosciuto. La prima cosa che ci è venuta in mente è la Fondazione Bianciardi, che si trova a Grosseto, e quindi il territorio magari non è solo Val di Cecina, si estende anche un po' per tutto quello che è il concetto della linea costiera della Marina e perché no coinvolgere quella che è la Fondazione Corrente che è dei Treccani. Abbiamo proposto al Comune, anzi il Comune ha richiesto a noi di fare tre incontri, coinvolgendo me in quanto storica dell'arte, Fabio in quanto critico letterario e Massimo Ghirlanda, che è il presidente dell'Associazione Cinema della Commedia Italiana che si trova a Castelloncello, chiedendoci di fare tre incontri dedicati proprio ai Furenti. E il primo, ovviamente, mi sembrava doveroso farlo nei confronti di Furio. E prendendo spunto dalla sua intervista, ho pensato di ricollocarlo e di dargli un respiro più ampio con quello che è la visione di Beckham e Freud, Francis Beckham e Lucian Freud. Due personaggi che sono contemporanei a lui. Francis Bacon e Lucian Freud si incontrarono a Parigi nel 1963 e uno influenzò l'altro. Certo, uno molto più carismatico, molto più dirompente, l'altro personaggio abbastanza interessante, non solo perché è il nipote di Freud, il vero nipote di Freud, ma di Freud non prende niente. Mentre uno si aspetterebbe che insomma proseguisse l'idea dell'inconscio, del subconscio e via dicendo. Lui dice soltanto di mio nonno, io mi ricordo i suoi grandi sorrisi, la persona era una persona estremamente gioviale. Però quello che lui descrive è la materialità del corpo, argomento su cui rientrano tutti e tre i pittori. Ovviamente noi viviamo un po' quello che sono le neoavanguardie per quanto riguarda il rapporto con l'Italia. È un'arte che arriva nel secondo dopoguerra e deve riqualificare un po' il percorso che noi ci lasciamo alle spalle. Ci chiudiamo dietro il fascismo, ci chiudiamo dietro un senso di cultura e di pesantezza che deve essere riqualificato. Mentre in America ci sono pittori come Pollock o personaggi di un carisma veramente forte perché sono dissociati dalla cultura europea, noi viviamo bene o male nel riflesso di quella che è la filosofia che ci portiamo sin dalla cultura greca e quel senso di democrazia, quel senso di rigore, anche la cultura del disegno, la cultura della materialità dell'oggetto, è un concetto completamente diverso in America. In America tutto si muove in quel periodo, grazie un po' anche all'influenza di Peggy Guggenheim, una visione dell'arte che si incentra non più sull'oggetto, ma sul gesto, cioè su quello che viene fatto dall'artista, come l'artista realizza il quadro. Non è più qualcosa da valutare sotto l'aspetto critico, nel senso noi veniamo da una cultura dove io vado da un pittore, mi chiedo un mio
di fare un soggetto per me interessante, che può essere una natura morta, come può essere una visione di un ritratto, come può essere una sua interpretazione di un tema che io gli do in generale. E in America invece succede qualcosa di rivoluzionario, si torna a valutare la persona, l'artista. L'artista comincia a dare un senso a sé e a quello che è la sua gestualità. Non è più la materia, ma è l'espressione della materia. E quindi un Pollock stende le tele per terra, togliendole proprio dal cavalletto, dalla concezione rigida scolastica che abbiamo noi, e comincia a passarci sopra come una bicicletta, o comincia a gocciolare, si lega e comincia a dare un senso a quelle che sono la gestualità dell'atto di creare. Quindi si toglie l'attenzione verso quello che è la materialità e si spinge verso quell'astrattismo. Quell'astrattismo che per esempio Mondrian aveva studiato nella forma essenziale. Siccome l'uomo si era comportato in maniera bestiale e fondamentalmente non aveva più una propria dimensione in questa rivoluzione economica e capitalista, e quindi non aveva più senso di essere ritratto. Tutto si sposta sul concettuale, sull'astratto. Non abbiamo più bisogno dell'oggetto e del dato oggettivo o della figura del corpo, perché fondamentalmente l'uomo ha fallito, l'ha dimostrato attraverso la guerra. È stato un fallimento totale. Quindi bisogna andare a rielaborare quel concetto di rapporto che lega la società e l'individuo, il rapporto dinamico. Si nega l'identità dell'uomo come essere capitalista, quindi immerso nell'economia, del mercato, della vendita, dell'oggetto stesso, e si ritorna a ridare un senso a quello che è la persona, l'identità della persona. Però l'astratto non è così ovvio, soprattutto laddove dobbiamo riqualificare l'uomo stesso, e ce lo dice per esempio un personaggio come Gramsci, che nei suoi quaderni ci racconta effettivamente che noi non possiamo pensare di essere singoli, ma siamo sempre all'interno di una società, e la società è fatta da individui e l'individuo è fatto dal corpo. Siamo lontani dal concetto rinascimentale, cioè dal fatto di essere noi al centro di un sistema che si modella sulle nostre azioni, ma si va a ripensare alla persona stessa. Nella neoavanguardia, che è il periodo storico degli anni 50, questi tre personaggi si muovono. Come si muovono? Attraverso quello che è proprio il recupero della fisicità. Controcorrente, mentre tutti parlano in astratto, loro cominciano a rapportarsi con uno stesso. Uomo però che è fatto di due dimensioni, una dimensione esterna, che è il nostro modo di porci verso gli altri, e una dimensione interna. In più, tutto questo ha un metalinguaggio, il parlare di sé attraverso quello che è la società e lo specchio che questo rimane su di noi. Bacon studia e si rapporta a quella che è la realtà attraverso quella che è l'identità dell'uomo. Uno degli argomenti, per esempio, che lui studia è il concetto del lupo. Paradossalmente uno si aspetterebbe che parlasse del lupo di Munch, il personaggio, la visione che Munch fa, io scesi nel ponte e guardando l'orizzonte, in questo essere immerso nel senso della natura e del tramonto, quello che porta alla fine, io mi sentii coinvolto e bisognoso di dare un lupo. E quindi si liquefà come persona per valorizzare quello che è il concetto della voce. Uno dei ritratti che lui, su cui lavora, e questa è forse la cosa più importante dell'arte contemporanea, quindi reincaricare quello che è il passato attraverso una chiave di lettura contemporanea, comincia a studiare attraverso fotografie, e questa è una cosa importante, perché il rapporto diretto è qualcosa che è mediato da noi e l'immagine che questo riflette, ma attraverso una fotografia io metto un medium. È come se io mi dissociassi, mi distaccassi da quello che è il mio rapporto emozionale. Il colore viene negato, per esempio il bianco e nero, un colore diventa negato. E quindi è esatto quello che è il disegno. E lui che cosa fa? Uno dei suoi punti di riferimento, sono le opere del Seicento. Opere del Seicento come il Bue, squartato di Rembrandt, e l'altro è Diego Velázquez, il ritratto. Non sono casuali questi riferimenti.
Allora, il bue squartato deve essere visto attraverso la concezione calvinista. Che cosa vuol dire? È una simbologia della crocifissione. Tolgo al Cristo la sua concezione ascetica, la sua visione di simbolo, e la riporto nella sua dimensione materiale. È carne da macello. E deve essere vista attraverso il calvinismo. Cioè, quella concezione dove ognuno di noi è predestinato a qualcosa, dove non ci si stupisce più dell'ascetismo e del guardare le cose come se fossero idoli, ma come materia pura. E così l'animale che si sacrifica, che bella, che piange, che è devastante, che entra all'interno del macello, è quello che noi abbiamo nella carne pulsante, è quello che effettivamente poi viene nato. L'altro personaggio è Diego Velázquez. Velázquez ci fa un ritratto di Innocente X estremamente accattivante. Non vuole rappresentare assolutamente la potenza del Papa, ma semplicemente il suo carattere. È un oggetto messo in rapporto al suo vestito rispetto allo sfondo, al rosso, e la sua posizione di un uomo che è fermo nel momento presente, in un momento che è in decadenza. È un oggetto. Ce lo denaturalizza rispetto magari a altri pittori che ne catturano il carattere, Vandai, per esempio. Beh, infatti lo ci lavora. Ci lavora e le mette in relazione come? Quello che lui interessa è: io voglio togliere quel concetto di oggetto statico che è il ritratto di Velázquez. E l'unico modo che fa è spalancare la voce e dare un urlo. Anche se lui dice: io non sono mai riuscito a catturare quella potenza emotiva che sta dentro di noi. L'unico urlo interessante è quello di Poussin, dice lui, in cui una donna nell'uccisione degli innocenti, nella strage degli innocenti, si aggrappa al soldato e urla mentre sta cercando il figlio. Quindi ancora va a ricercare quadri del 600, 5-600. Qui che cosa rappresenta? Rappresenta lui con queste carni squartate. E lui lo dice: fondamentalmente noi siamo persone che vanno verso la caducità e l'unica cosa vera e reale della vita è il fatto che moriamo. E dal momento che noi moriamo, per paradosso, la morte esalta la vita. Esalta il presente, l'esserci. In un'intervista, tant'è vero, lo contattarono e mi chiesero per lei che cos'è l'orrore. E lui disse: io la guardo e lei è giovane, però come vede non sta dormendo, quindi ha i polsi sotto gli occhi, potrebbe uscire di qui e morire per strada. Io mi immagino anche l'intervistatore come deve essere stato contento. Però fondamentalmente è questa fugacità del tempo, l'essere e non esserci, che tutto si rivoluziona. Questo è uno dei suoi critici fondamentali, è lo studio di una crocifissione, ci ritorna. Il trittico perché? Allora, riprendendo l'arte antica, il trittico ha un quadro centrale che dove c'è la storia vera e poi accanto di solito ci sono i committenti o sono rappresentati i santi protettori dei committenti. In un dialogo interno, io il quadro guardo esterno e il quadro si guarda all'interno. È un'autocelebrazione, se vogliamo. In questo caso lui denatura tutto e il concetto di crocifissione ritorna al concetto di Rembrandt. Io ritorno a parlare del corpo in quanto materia e quindi il corpo è appeso, questo bue squartato scivola. Oltretutto la cosa accattivante è stato il fatto che in questa zona qua lui che cosa rappresenta? Rappresenta un uomo che è completamente come disfatto della sua concezione, è come se la sua interiorità venisse fuori e ne modellasse i tratti. Lui era affascinato da tutti quelli che sono i libri che parlavano di anatomia, delle radiografie, delle malattie, il concetto di decomposizione e riqualificazione del corpo. E dall'altra parte ci descrive la crocifissione come se fosse un omicidio. Siete su un letto disfatto e tutto quello che noi vediamo è come se 5 minuti fa fosse entrato l'assassino e noi vediamo la scena del delitto. Tutto su uno sfondo che completamente astrae e vi riporta a rivalutare il concetto di materia. Il corpo è modellato e modellabile. Questi personaggi qui ovviamente sono i testimoni, ma non sono solo i testimoni, sono anche, in questa parte del braccio si dice una svastica, ora qui si vede molto lunga.
Su questo allora glielo chiesi, ma perché lei ha messo una svastica? Voleva rappresentarci il concetto del passato, siamo negli anni 60, ancora sono vivi tutti quelli che sono e stanno venendo fuori tutto quello che è successo di negativo dalla guerra, insomma. E lui dice no, l'ho fatto semplicemente perché avevo solo bisogno di togliere il movimento al braccio. L'altro personaggio è Freud. Allora, Freud comincia a disegnare i primi oggetti senza senso e si rifà un po' a quello che è il simbolismo, l'astrattismo, e poi a un certo punto comincia a capire che la cosa più affascinante e interessante sono i volti, perché dentro un volto c'è tutto. L'autoritratto, testa d'uomo, l'autoritratto di lui, mentre dall'altra parte c'è proprio Bacon. E lui come lo ritrae? Lo ritrae assente, ma tutto il gioco che lui fa, le ombre e le luci sul volto, denotano quello che è Bacon, una persona molto beffarda e molto critica e molto ironica, anche se vogliamo, per certi aspetti. Lo si vede dal ligno, dal fatto che accenta come se lui fosse distratto, e il doppio movimento che crea tra il sopracciglio e il movimento dei capelli, creandoci un po' quella che è la visione di una persona che deve essere vista e affrontata. Però al tempo stesso il corpo umano, visto come oggetto che non traspare emozioni, a differenza di Bacon, non si rifà, non si fa, ma vi concentra, diventa una sorta di paesaggio, è un viaggio all'interno del volto, delle persone. È un modo per reincaricare l'uomo all'interno di questa dissociazione sociale. Ritrae e crea una situazione completamente diversa. Si rifà a Bacon, si rifà a Freud per il concetto dell'oggetto, ma in questo caso gli dà un'identità di pensiero. La persona che guarda è una persona con un intelletto, è una persona che vi cattura. E per paradosso ne esalta le qualità della mano e della faccia, mentre dà un contesto, un distacco di quello che è la realtà circostante. Gli oggetti, in questo caso, come lui diceva in un'intervista, dice come se fosse avvenuto un omicidio, no? Si entra dentro e ci sono gli oggetti che devono dialogare con qualcosa che è estraneo, è materico. Lo so, sembra una cosa un po' strana, però lo dovete ricollocare in quelli che sono in questi anni. Sono gli anni del terrorismo, sono gli anni della paura. 79 abbiamo rapito Moro, insomma, è anche recente la commemorazione. È un'instabilità totale, dove c'è bisogno di raccontare e raccontarsi e di soffermarsi un attimo su quello che è il ruolo delle persone. Altri ritratti fondamentali, in cui si fa molto a Freud, è il ritratto di Vienna, che è stata la sua modella ufficiale per tutti questi anni. Che cosa vi raccontava lui quando finiva un ritratto? Qual era la sua impressione? Diciamo che se sapeva che era riuscito e che lui era riuscito a rappresentarsi, diceva poco, perché si era proprio stremato nel mettere del quadro quello che sentiva. Se invece il quadro non rappresentava quello che voleva, allora si intristiva un po', rimandando a dopo, a domani, il pensiero che forse domani riuscirò. Ma quando il quadro era riuscito, si vedeva dagli occhi, dal volto, dai movimenti, che era felice, si era espresso, aveva dato un senso a quella tela, il senso che lui sentiva. Se invece era un fallimento, lo viveva proprio come un fallimento, però sapendo anche che, insomma, sfatto un quadro ne poteva fare un altro, ecco. Però era sempre alla ricerca di qualcosa, sempre, sempre, sempre. Non si accontentava mai. I soggetti che cercava, per esempio, Freud ci dice: io ritraggo chi conosco. Ritrasse tantissimo, per esempio, le figlie nude.
Tant'è vero che qualcuno poi glielo disse, beh, insomma, lei mette in maniera così drammatica, no? Metteva le figlie in posizioni dove si vedono tutti i genitali, dove proprio non c'è un minimo di quello che si può essere chiamata decenza, no? E lui gli rispose: ma io le vedo come padre, prima ancora che come pittore le vedo come padre. Io rappresento quello che conosco, perché fondamentalmente per me è una sicurezza. Cosa c'è di meglio di ciò che ho creato, fondamentalmente? E le rappresentava buttate sui letti, tagliando anche quella che è la visione un po' della stanza. Io estrapolo il concetto di uomo in rapporto all'ambiente, che è la cosa fondamentale, insomma, tutti i quadri dall'antichità, il bisogno di rapportarsi con l'esterno è fondamentale, perché io traggo forza e riesco a fare dei raffronti. È un po' come Narciso. Narciso si guarda nello specchio, ma aspetta la risposta dall'acqua, quindi aspetta di conoscere se stesso, per questo poi si annega, no? E i suoi soggetti, come sceglieva i suoi personaggi? Ma, diciamo che non è che proprio li scegliesse, cioè se le persone, le cose, gli oggetti, qualsiasi cosa che gli veniva davanti, lo stimolava, lo faceva sentire interessato proprio a quell'oggetto, a quel volto, allora ecco, ci si dedicava, come del resto anche il paesaggio. Il paesaggio, lui è andato parecchio sui luoghi dove era stato, perché c'era il ricordo, mentre nei volti è in quel momento che cerca di sradicare dal volto, dagli occhi, dall'anima del presente quello che è lui e quello che è il soggetto. Sì, sì. Quindi non è che proprio li andasse a scegliere, erano loro che sceglievano lui. No, per esempio questo era questo è Enrico Rossi, un carissimo amico di Firenze, un ragazzo molto intelligente, che apprezzava molto Fulvio, che si volevano tanto bene, e che faceva il libraio in un gazebo, diciamo, in via Strozzi, di libri usati, ed era molto, molto attaccato a Fulvio. E Fulvio spesso andava lì a parlare con lui, e lui e anche, c'era anche fratello, mi sembra Paolo si chiamasse. Non c'era a Firenze, come era stato a Milano, un bar, lì c'era il Giamaica dove tutti andavano, si ritrovavano. Fulvio a Firenze, quando usciva, voleva vedere qualcuno, andava qui, in questo da lui, ecco. Qui, se si fanno i paragoni, ovviamente è fondamentale il gesto, perché la figura è come se fosse liberata, mentre in Freud tutto quello che ha la forma è reale in quanto oggetto, di qui invece si va a tirare fuori quello che è l'anima interna, sì. Quindi c'è la velocità del gesto, quindi c'è il bisogno di dare un senso di intuito verso chi guarda attraverso il percorso materico. Sì. È un po' come quello che fa Corcos, se è andata a Livorno, della galleria della Vina Minverdi, ritrae varie figure e ogni figura, a seconda della tecnica che lui utilizza, vi dà un senso di rispetto, di possenza, di frivolezza, di leggerezza, che è chi viene rappresentato. Quindi se io do velocità allo schizzo, sicuramente denoto una persona che è intelligente, una persona che è non sta all'interno di quello che è la compostezza, okay? Dandogli un po' un senso di anarchia. Questi sono altri due ritratti che ha fatto a te. E sì, tutti e due venduti. La cosa interessante è che, se avete visto Bacon, vi dà uno sfondo completamente neutro. Cioè, mettono uno sfondo di un colore netto, mentre qui il colore diventa un'interazione tra l'oggetto stesso, cioè tra chi è ritratto, e lo sfondo. E
come se ci fosse un continuo simbiosi tra esterno, interno e esterno. E anche la posizione non è casuale, nel senso cerca di darti un senso di possenza, un po' una sorta di cardinale, no? Nella sua visione statica e ieratica, mentre dall'altra parte hai una visione molto più delicata. Qui la composizione del colore è fondamentale, cioè è come se si accentuasse il concetto di idea, è un po' quello che fa Bacon. Quando gli dicono sì, ma lei denatura la figura, lui dice non è vero, cioè la cosa più interessante è dare il senso della figura. Io vi porto il concetto che faccio un ritratto, però dal ritratto io devo far emergere tutto quello che non è detto. Quindi se io scompongo la persona e la... lui diceva, io guardo una persona e vorrei che un sorriso arrivasse da un orecchio a un altro e al tempo stesso, nella compostezza della persona, mi si aprisse davanti il sapere, la vastità, l'immensità, perché fondamentalmente è questa una persona. Freud, questa è una delle prime opere che fa, 43-44, e si rifà un po' al surrealismo, ok? A quel concetto di raccontare una sorta di sogno onirico. E lui lo dice, io abbozzai delle cose, misi insieme degli oggetti, per esempio la testa di zebra era vera, aveva una zebra gialla e arancione regalata dalla sua compagna dell'epoca, e cominciò ad assemblarli, no? In un concetto un po' di astratto, un po' alla Magritte, no? Qualcosa, però mentre Magritte ci racconta l'altro, l'inatteso, lui fondamentalmente cominciò ad assimilare, lui disse io ho messo questo comò insieme al cilindro e il drappo rosso a terra perché mi sembravano cose fondamentali, però attenzione, gli oggetti non sono così banali, anzi un oggetto racconta per paradosso anche l'assenza. Bacon ce ne dà due esempi quando comincia a disegnare delle giacche dove, soprattutto in questo, che è figura in paesaggio, che cosa fa lui? Nega la presenza della persona, ma al tempo stesso vi dà quell'identità, quell'idea, quel concetto da cui voi dovete ricostruire tutto. Io vi do la presenza e ve la do attraverso l'oggetto stesso. In un momento in cui tutto si rompe e si butta e non si conserva, in un momento dove ci proiettiamo verso filosofie alte, ci riportano nell'identità del quotidiano, e il quotidiano è fatto di oggetti. Noi ci riconosciamo negli oggetti che portiamo, gli oggetti con cui siamo in rapporto. È un po' il concetto della natura morta. Nel 600 era una simbologia, si metteva la frutta e era un gioco. Un gioco di raccontare qualcosa di oltre, è una trasposizione di me, artista, che scelgo il mio soggetto, ma ve lo traduco attraverso quello che è il simbolo. E quindi la frutta marcia rappresenta la caducità del tempo, i topi che mangiano la frutta rappresentano la morte, e via dicendo. In questo caso no, in questo caso è la presenza umana, è la presenza attraverso gli oggetti, la giacca. La giacca rappresenta il padre, rappresenta l'identità forte. Era anche l'oggetto che veniva mandato dal figlio, dal padre al figlio, e era anche l'oggetto con cui si diventava adulti. Dai calzoncini corti si mette la giacca, e la giacca si mette nei momenti importanti della vita. Quindi se io qui lo rompo, io so che lì c'è un uomo, ma l'identità dell'uomo gliela date voi, attraverso un paesaggio che compenetra. Qui c'è dietro il cubismo, non a caso Bacon lo dice, io sono stato affascinato da Picasso, la compenetrazione degli oggetti in modo tale da avere una quadridimensionalità è fondamentale, io vi prendo e vi proietto dentro, però contraddice poi la visione futurista. Furio realizza tutta una serie di oggetti, anche perché è un po' legato anche a quello che è, se ci pensate, il teatro dell'assenza. Beckett, aspettando Godot, i due personaggi hanno questa visione un po' rocambolesca dove stanno aspettando questo Godot che deve risolvere la vita, nel frattempo si imbattono in una serie di oggetti, dalle ossa di pollo che sgranocchiano per darsi la fame, e quindi la non fame, cioè la fame non saziata, e tutta una serie di richiami continui a
il senso di un oggetto stesso. In questo caso è l'assenza, ma noi sappiamo che lì c'è stata una persona, perché la nostra testa va a lavorare e darci un'identità. Le scarpe, che rappresentano il cammino, il passo, il nostro essere, e il pantalone lasciato giù, come se fosse qualcosa che abbiamo bisogno di catturare. Per me è un quadro un pochino leggermente anomalo. Non è... Quindi è più prezioso. Sì, anche più prezioso. Sì. Quando andò a insegnare a questo artista, dicevo artistico, che c'erano tutti disegni di... come si chiamano? Aiutami. Michelangelo, di solito si mettono i gessi. Sì, i gessi, ecco, parecchio, tutti i gessi, gessi. Furio non li poteva vedere, disse ai ragazzi, portateli via, mettetele nel magazzino, non ce ne rimanga nemmeno uno, perché qui si butterà davvero. Uh-huh. E i ragazzi tutti contenti, perché a parte il suo carattere che si faceva ben volere da tutto, specialmente dai giovani, infatti portarono via tutti i gessi e Furio, credo per primo oggetto proprio, che dette ai ragazzi di pitturare, perché non sapeva nemmeno lui il primo giorno cosa andava incontro, a che cosa lo aspettavo. Ecco, c'era le giacche, gli indumenti dei ragazzi, mise una giacca sulla sedia e gli disse, ecco, pitturate questa. Pitturate, e la pitturava anche lui, ma non solo per far vedere ai ragazzi, per insegnare, insomma, perché lui era lì anche per, soprattutto per insegnare, per come si manovra il pennello, per come si affronta l'immagine, ma anche per se stesso, era una prova anche per sé. Quindi aiutava i ragazzi a disegnare. Tanti gli chiedevano, professore o Furia addirittura, non so come lo chiamavano, alcuni sì, due o tre, che poi sono rimaste molto affiatate, lo chiamavano Furio, gli altri professori volevano che ci mettesse, che lo correggessero il quadro che aveva fatto, dice, perché a me non mi rimane un tratto della sua mano. Lui era tutto contento, insomma. Vi vorrei far notare solo due tecniche che passiamo oltre. In una c'è il bisogno di identità della luce, quindi il rapporto che modella l'assenza di chi ha portato l'oggetto. Dall'altra parte invece l'oggetto è negato. Lui usava della... a volte faceva questi disegni, poi li... come se usasse della carta o sicuramente della stoffa per togliere sì, la materia del colore. Sì, sì. Del colore. Quando capiva che il colore gli aveva appesantito quello che voleva fare, lo sfaceva e veniva fuori quello che ti dicevo prima, sì. Il gesto proprio, il gesto che quando disegnava, quando lo buttava lì, era fenomenale. Invece poi a volte col colore lo appesantiva e se ne accorgeva, allora sfacendolo, perché già la tela aveva assorbito il colore, ci rimaneva il segno proprio, la gestualità che Furio ce l'aveva fenomenale, insomma, ecco, tant'è vero. L'ha disegnato tantissimo. Ha disegnato tantissimo, tanto, sì. Segnato tanto ed è molto importante per un pittore, penso. Ma ci sono varie scuole di pensiero. Sì, infatti, lo so. Tiziano non ha mai disegnato, non è vero, sì, ha disegnato anche lui, sì, però non abbiamo niente di lui. Lui andava direttamente con la materia, quindi con il colore, poi modellandolo attraverso le pennellate dava la forma alle sue immagini, mentre la scuola toscana vuole il disegno. Fattori, per esempio, anche se so che Furio non lo amava, lui ha disegnato tantissimo. Abbiamo dei cartolini dove lui si fermava per strada e disegnava, e non a caso poi è stato un litografo, cioè ha riportato tanto del disegno attraverso la stampa, la ripetizione dell'immagine.
e chi disegna ha la profondità del segno, quindi si può anche togliere il colore e dare al senso, alla matita, alla profondità e alla forza che si mette, poi tutta quella che è la profondità del colore, tutto quello che il colore non racconta. Questo è un lato di spacco, giusto per rimanere, perché non è soltanto l'oggetto della giacca, questo è proprio il senso che un po' lega la nostra cultura, no? Tra Eros e Thanatos, cosa vuol dire? Non è la negatività verso la morte, ma il concetto dell'attesa, perché fondamentalmente quando noi ci addormentiamo è come se ci concedessimo a qualcosa di dove la nostra identità non ha più potere. È vero, il sogno ci risveglia se facciamo un incubo, però è un po' quello che porta la paura dei bambini, il senso di avere la luce, il senso di avere il riconoscimento. Perché nella notte noi ci dobbiamo affidare all'inconscio, cioè affidare a quel senso di onirico dove ci addormentiamo e non abbiamo più la gestione di noi stessi. Quindi questo è un momento di passaggio e per il letto sfatto è qualcosa di rinascita comunque, quindi non è sempre negativo. Un attimo a Freud. Quando vi dico che il senso della materia, no? Il corpo oggetto, la prima la ragazza che vedete girata è una donna incinta, non ha un mese di gravidanza, e lui la rappresenta con il torso libero, cioè il seno libero, e la faccia completamente girata, quindi non ci rappresenta il ritratto stesso, ma proprio l'oggetto, e punta soprattutto su che cosa? Su quelli che sono gli snodi, un po' come una sorta di paesaggio, le colline, i monti, le valli, che sono rappresentate dalla spalla e tutta la muscolatura che porta alla testa. Tutto in rapporto e in contrapposizione con quello che è il divano, dove lei è sdraiata. L'altro personaggio, e qui non è una ricerca di fenomeni da baraccone, assolutamente no, esattamente il contrario. Qui vi dà il concetto del corpo umano abbandonato su un divano, però come oggetto. Lui non cerca la sessualità, non gliene può fregare di meno. Non cerca il voyeurismo nella ricerca del particolare, ma è nel contrasto della persona rispetto a quello che è l'oggetto. Questa è stata la musa di artisti da Michelangelo fino al Novecento e oltre. È una statua che fu ritrovata così, appartenne alla famiglia Colonna, e come vedete è proprio il suo nome è Torso del Belvedere, perché fu collocato, l'ultima destinazione che ha avuto, all'interno del Belvedere del Vaticano. Come vedete è una figura incompleta, priva di braccia, gambe, gli manca completamente la zona della testa. E è diventato il simbolo della resistenza contro il tempo. È diventato quella potenza espressa che viene completata dall'uomo. Faccio una premessa. Nel Cinquecento non erano ammesse statue non complete. Infatti a Michelangelo gli fu chiesto di interpretarlo, cosa che poi il Bernini fa per esempio nell'Ares Ludovisi. Che cosa vuol dire? Fare un intervento di restauro per dargli una forma, per dargli un senso. Le opere senza titolo, come siamo noi, in quel concetto di astratto dove il linguaggio e la figura perdono la relazione verso chi osserva, lasciando all'osservatore tutto il tempo dell'interpretazione, in questo caso non era concepibile, non era pensabile, era una mentalità dove tutto è razionale, tutto è misurabile, non a caso siamo nel pieno mondo della prospettiva, tutto è lineare e misurabile. Il paesaggio è un corpo umano, è modellato dall'uomo e al tempo stesso lo modella noi, e la nostra posizione, il nostro essere nello spazio ci identificano come persone e soggetti. Questi sono tutti i ritratti che si è fatto negli anni 70, 78-79, dove lui in un'intervista ha detto: io la vedevo come un paesaggio e la vedevo come un oggetto. A un certo punto mi distacco, anche se non credo che questo distacco ci fosse veramente. Come sei rappresentata mentre dietro c'era una giacca, una bozzata di una giacca. Quindi ritorna il rapporto femminile e maschile, tutto quello che magari non si racconta nei
di titoli, infatti sono anche senza titoli, ho visto, però hanno... Sì, un minuto. Di raccontarti attraverso quello che è la visione del tempo vissuto con tanto nuovo. Il tuo preferito? Questa bella carrellata che hai fatto, mancano i paesaggi. No, era su Bergman e Freud e quindi perché se per forza di cose devi salvare un quadro, mm-hmm. Ecco, io salverei un albero rinsecchito, senza foglie, che c'è Giulia a casa, perché veramente mi esprime tanto di fuori. Ma t'ho detto, per assurdo, insomma, perché poi anche in casa ora ce n'abbiamo uno di via Bellognone, l'interno della cassetta, ma non sai, cassetta dei colori, insomma, sono tanti, sarebbe impossibile dire quale, insomma. Ho rammentato i paesaggi perché sono una parte fondamentale della nostra vita insieme, perché tante volte l'ho accompagnato, tante volte. Lui ha detto che faceva due tipi di paesaggi, uno era quello legato a Milano, di cui vi racconto i notturni, ha detto che era affascinato da questo aspetto della città di Milano, e poi tutti i paesaggi che invece ha riaffrontato quando era in matura, ma poi è ritornato a rapportarsi un po' con i luoghi di Cecina, di Barbella, e insomma. Barbella, sì. Va bene, Lisa. Grazie.